Breve messaggio per ringraziare. Ringraziare adesso Trieste per la voglia di cambiare le cose e non arrendersi. Ringraziare gli amici che mi hanno aiutato con idee, informazioni, spunti e supporto. Quando mi vergognavo a distribuire santini, loro l'hanno fatto per me. Ringrazio tutti quelli che votandomi hanno sostenuto le nostre idee di futuro. Siamo in pochi ad aver superato più di 1000 preferenze e non essere stati eletti. L'amarezza per la quantità enorme di persone che hanno deciso di allontanarsi dalla politica è stata un po' attenuata da quelli che mi hanno scritto che tornavano a votare dopo tanto tempo. Eppure dei miei vecchi studenti che avevo avuto quando facevo delle supplenze tanti anni fa mi hanno sostenuto dopo così tanti anni. Spero che la politica si occupi di far tornare l'interesse della gente per il bene comune, salute, ambiente, territorio, diritti, pace. Il benessere delle persone non è un'opzione, ma deve essere il primo obiettivo di ogni governo. Spazi verdi, spazi sociali condivisi tra giovani e anziani, occasioni di socializzazione. Stare meglio si deve ed è possibile. Gli uomini non sono prodotti da comprare o vendere e i giovani non sono un problema, ma un'opportunità. Gli anziani una risorsa, un pozzo di esperienza da cui attingere l'acqua della conoscenza. Non arrendiamoci all'indifferenza e torniamo a sognare un modo migliore per vivere il nostro futuro. È possibile. Grazie a tutti.